Non cessa l'allarme per le discariche abusive e l'abbandono dei rifiuti. In provincia di Campobasso i carabinieri forestali hanno elevato sanzioni per 259.000 euro. Inutili le polemiche e le sceneggiate sul viadotto Senti al confine tra Molise e Abruzzo. L'iter amministrativo per la riapertura della struttura con l'ANAS è lungo, ma si farà. La parrocchia di Santa Croce a Trivento veniva istituita un secolo fa, nel febbraio del 1920. Alessandro Vasile, nel primo centenario, ha presentato un interessante volume. Nella pallacanestro femminile di A2 comanda in solitaria il girone centro-sud la Magnolia a Campobasso dopo il successo di Cagliari sguardo all'Ariano Irpino. Un saluto dalla redazione di TLT. Sono state poco meno di 9.600 le attività di intervento dei carabinieri forestali nel 2019 volte alla conservazione dell'ambiente naturale in provincia di Campobasso. Gli illeciti sono diminuiti del 23% circa, mentre i reati perseguiti sono rimasti invariati, 127. Le sanzioni elevate dai militari sono state di importo complessivo pari a 259.000 euro. Sono state segnalate 61 persone all'autorità giudiziaria. Di particolare preoccupazione rimangono le discariche abusive e l'abbandono incontrollato dei rifiuti. Il Molise, in occasione del giorno del ricordo, ha reso omaggio alle vittime delle foibe. A Campobasso lo ha fatto il sindaco Roberto Gravina e alcune scolaresche. Vediamo. Il giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 numero 92, vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. Campobasso lo ha voluto celebrare con una cerimonia nel parco dedicato proprio alle vittime delle foibe. È una giornata importante perché appunto il negazionismo non ha mai fatto bene alla storia, quindi diciamo che è stato anche grave che per un periodo di tempo si fosse voluto celare un fatto così grave al pari della Shoah. I morti purtroppo sono morti sempre, quindi è importante ricordare il fatto che appunto con la Shoah noi ricordiamo un evento tragico, egualmente va ricordato l'evento che ha colpito tanti italiani, gli istriani, i dalmati, i fiumani, che all'indomani appunto dell'armistizio furono trucidati in una maniera, tra l'altro, che ricordo neanche molti forse non sanno, che furono molti caddero vivi all'interno di queste fosse, e quindi molti, almeno i superstiti, raccontarono quanto fu doloroso chiaramente stare accanto a dei cadaveri. Quindi è una giornata della memoria che è stata istituita appunto fortunatamente a livello nazionale nel 2004, e oggi Campobasso ricorda questa giornata alla pari, ripeto, di ogni altra tragedia che ha colpito la storia d'Italia. All'iniziativa hanno partecipato alcune classi delle scuole elementari del capoluogo e alcune rappresentanze dei comuni limitrofi come Oratino. Gli eventi di questi ultimi mesi, di questi ultimi anni ci raccontano insomma di situazioni di intolleranza e quindi queste manifestazioni, questa volontà di raccontare la storia che per tanti anni magari è stata nascosta diventa quasi una necessità e un dovere da parte nostra, un dovere che però deve essere fatto con azioni concrete di sensibilizzazione, non solo con proclami, quindi azioni concrete da parte delle amministrazioni nel promuovere il ricordo, la memoria, sia per questa giornata delle foibe ma anche per quella del 27 gennaio. Oggi le forze dell'ordine ricordano Giovanni Palatucci nel 75° anniversario della sua morte. Ultimo questore di Fiume, medaglia d'oro al merito civile per aver salvato numerosi ebrei dalla deportazione, Palatucci morì di stenti nel campo di sterminio nazista di Dachau nel 1945. Il questore Roberto Pellicone, il primo cittadino di Isernia, Giacomo D'Apollonio, hanno scoperto una targa toponomastica posizionata all'ingresso dell'omonima strada nel capoluogo di provincia.
Sulla chiusura del viadotto Sente, la provincia di Isernia continuerà a fare tutto quello che è necessario per consentire la riapertura in condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. La bozza di una convenzione è in via di definizione e sarà inviata nei prossimi giorni ad ANAS per la condivisione. Con questa convenzione si dovrà prevedere non soltanto l'avvio dell'iter di passaggio all'azienda nazionale dell'intera Istonia, ma anche la devoluzione o la gestione del finanziamento di 2 milioni già concesso alla provincia per la riapertura del Sente. In ogni caso si tratta di un'operazione giuridica non semplice che dovrà avere anche l'approvazione del governo. Nelle sceneggiate di questi giorni, conclude il presidente dell'ente provincia Alfredo Ricci, vedo pretestuosità, sensazionalismo e poca volontà di risolvere i collegamenti viari tra l'Alto Molise e l'Abruzzo. Cambiamo argomento. In relazione al bando lavori di pubblica utilità, il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle sottolinea come la Regione non sappia rispondere ai dubbi espressi da numerosi sindaci. Per Valerio Fontana, il portavoce del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, quello della Regione Molise riguardo al bando per i lavori di pubblica utilità è un ennesimo esempio di inadeguatezza. Per il consigliere regionale sono tante le lacune contenute nell'avviso pubblico, un mare di incongruenze e contraddizioni che oggi in fase applicativa vengono tutte puntualmente a galla. Tanti i dubbi che giorni fa i sindaci dei comuni che hanno presentato i progetti ammessi in graduatoria hanno voluto esprimere fin da quando si sono presentati a Campobasso per la firma della convenzione con i funzionari incaricati della struttura regionale. Dalla lettura della convenzione al chiedere alcune spiegazioni sulle numerose criticità emerse è stato un passo breve. Un esempio non è chiaro a carico di chi sia la copertura assicurativa dei lavoratori. Non è chiara la durata effettiva del periodo di occupazione. Non è chiara la griglia utilizzata per attribuire i punteggi, che quindi risulta inutilizzabile. Non si comprende se i comuni siano tenuti o meno alla rendicontazione delle somme, visto che queste sono erogate direttamente dall'INPS. Situazioni di emergenza per i comprensori sciistici di Campitello Matese e Capracotta in questa stagione invernale. La questione verrà dibattuta domattina in sede di Consiglio regionale in via 4 novembre a Campobasso. Occorre uno sforzo del mondo politico affinché si inizi seriamente a puntare sull'impiantistica per gli sport della neve. E secondo la consigliera di maggioranza Ida Romagnuolo, la decisione di non far partecipare le aziende del Molise alla BIT di Milano, manifestazione internazionale del turismo, è un fatto grave che rischia di compromettere ulteriormente il comparto della regione. Posso comprendere, ha commentato l'esponente politico del centrodestra, che nel passato all'assessorato al turismo venivano assegnate briciole, ma oggi, ha detto, transitano decine di milioni di euro per la promozione di iniziative. La sezione di Isernia del Club Alpino Italiano ha celebrato il suo trentennale. Per l'occasione gli associati si sono ritrovati all'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Vediamo. Il Club Alpino di Isernia si è riunito all'Abbazia di San Vincenzo al Volturno per festeggiare i 30 anni dalla nascita dell'associazione. Un'occasione per incontrarsi, festeggiare con un brindisi, ma anche per riunirsi in raccoglimento a ricordo dei defunti appartenenti al club. È un momento particolare per il CAI di Isernia perché compie i suoi primi 30 anni. È una data che andava celebrata e siamo felici di celebrarla ai piedi delle Mainarde, i monti più elevati del Molise, nell'abbazia di San Vincenzo al Volturno. Il CAI di Isernia cura i sentieri e organizza itinerari, organizza uscite con i soci per l'incontro con la natura, la flora, la fauna e l'orografia del territorio. A presenziare l'evento con una messa solenne Don Donato Ogliari, arciabate ordinario di Monte Cassino e San Vincenzo al Volturno. Il legame, oltre che naturale, nel senso che il CAI ovviamente
pratica le escursioni in montagna, ha questo amore particolare per la natura che noi come cristiani chiamiamo creato, ecco, questo è uno dei legami. Per cui quando c'è stata la richiesta di celebrare il 30° anniversario della fondazione del CAI di Isernia qui nell'abbazia di San Vincenzo al Volturno, abbiamo subito accolto e volentieri questa richiesta. Ecco, è un segno che ci dice come il cristianesimo, dal momento che ci troviamo in un luogo monastico e dunque cristiano, ecco che il cristianesimo ha da sempre avuto questo grande apprezzamento per il creato, perché lo considera uscito direttamente dalle mani di Dio, il Creatore. Per cui il rispetto, ecco, nei confronti di esso, l'amore per la preziosità che esso contiene anche per noi esseri umani, ecco, ci spinge anche a questo tipo di collaborazioni come quella di oggi, il 30° anniversario, come dicevamo, della fondazione del CAI di Isernia. L'amministrazione regionale ha pubblicato il bando a sostegno delle aziende zootecniche. La misura 4.1 rappresenta un antidoto allo spopolamento, ha tenuto a precisare l'assessore Nicola Cavaliere. La misura nasce con l'intento di stimolare gli investimenti, migliorare la competitività delle imprese, ma anche per aiutare ad aprire nuove attività. Il rilancio del comparto equivarrebbe al riscatto delle aree interne, potrebbe avere impatti positivi sul sistema agricolo ed economico e su quello sociale. E si svolgerà nel primo pomeriggio di domani a Larino, nella sede del penitenziario, il convegno Qualità e produzione sinergica ecosostenibile. Attuali le tematiche, l'etica del cibo, la trasformazione agroalimentare, la qualità e la produzione sinergica, la ristorazione ecosostenibile e la lotta allo spreco alimentare. L'incontro sarà aperto dall'intervento del dirigente scolastico Antonio Vesce. Un secolo fa veniva istituita a Trivento la parrocchia di Santa Croce dal vescovo Antonio Lega. La chiesa nasceva per il forte incremento urbanistico e demografico del paese. La sua ubicazione in Piazza Fontana, in pieno centro. Alessandro Vasile, qual è adesso, in questo periodo, l'importanza della chiesa di Santa Croce a Trivento, ma soprattutto l'importanza storica che è stata nel passato? L'importanza storica nel passato c'è stata perché agli inizi del Novecento Trivento ha avuto un grosso incremento abitativo, per cui è anche una estensione, per cui si è resa proprio necessaria il bisogno di avere una nuova parrocchia per la difficoltà a raggiungere l'unica allora esistente, che era la chiesa di cattedrale. Vogliamo ricordare quando è stato realizzato questo edificio di culto nel centro del paese? Allora, fino a qualche tempo fa, fino a, direi a qualche mese fa, si ipotizzava, e molti autorevoli scrittori, a cominciare dal Berardinelli, dallo stesso Masciotta e anche lo stesso Don Leonzio, avevano datato l'edificazione della chiesa di Santa Croce al 1397, però questa data non è vera, perché sono stati ritrovati documenti che attestano invece l'edificazione al 1695, diciamo procrastinati al 98, perché la posa della prima pietra è stata effettuata nel 1698. Nel suo volume un aneddoto particolare che ci vuole ricordare? Ma un aneddoto che io ricordo e che voglio ricordare è quello legato al vescovo Antonio Lega, perché quando c'era da istituire la seconda parrocchia, cioè quella di Santa Croce, il capitolo della cattedrale non era molto consenziente, e per cui questo vescovo, che solitamente veniva a passeggiare anche nel borgo di Piazza Fontana, passando davanti alla chiesa di Santa Croce, ripeteva spesso: questa chiesa è per me veramente una Santa Croce.
Alessandro Vasile, in conclusione, quando dovremmo aspettare per un suo prossimo lavoro? Ma questo non lo so, per la verità posso anticiparti una cosa, ma in via del tutto confidenziale, che è in via di lavorazione un libro sul brigantaggio di Trivedo ed in particolare su Fulvio Quisci e Paolo Vasile. Il Lions Club Termoli ha conferito il premio Bontà a Nazario Lombardi, a Suor Elvira Tutolo, missionaria in Africa. A ritirare il premio Rosaria Tutolo, sorella di Suor Elvira. La religiosa utilizzerà la somma in denaro ottenuta per pagare le tasse scolastiche dei suoi ragazzi nella Repubblica Centrafricana. La suora, di origini termolese, lo scorso anno ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Nell'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Mattei di Isernia domani mattina si terrà un dibattito sulla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del Molise. L'intervento del direttore del Museo Paleolitico, Enza Zullo, relazionerà sull'importanza della valorizzazione dei beni culturali. L'incontro si concluderà con un dibattito sui valori dell'articolo 9 della Costituzione italiana. E adesso, come ogni giorno, passiamo al meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo generalmente coperto oggi sul Molise, parziali schiarite nel corso della notte. Le temperature odierne sono previste tra i 7 gradi la minima a Campobasso e 18 la massima a Termoli. Venti moderati da sud-ovest, mosso il mare Adriatico. Domattina cielo variabile sulla regione, valori climatici in aumento, correnti sud-occidentali. Iniziamo la pagina sportiva dalla pallacanestro. Una difesa roccaforte ha consentito alla Magnolia Campobasso un ulteriore salto di qualità in Sardegna e primario in solitaria nella A2 femminile. Il quintetto rossoblu si è imposto sul parquet del CUS Cagliari 52-41 al termine di una gara di sostanza e dedizione. Prestazione superba per Carolina Sanchez, 14 punti e numerosi rimbalzi conquistati anche per la Marangoni, 14 punti, Bove 8 e Mancinelli 7. Domenica prossima alle ore 18 la Magnolia sarà ospite dell'Ariano Irpino in provincia di Avellino per una gara dal sapore Amarcord per due componenti dell'organico rossoblu, l'esterna Elisa Mancinelli e l'argentina Carolina Sanchez. Passiamo al calcio di Serie D. La sfida per il secondo posto tra Campobasso e Matelica si risolve con un pareggio, mentre il Notaresco cade in trasferta, ma resta in ogni caso al vertice del girone F. 23esima giornata di Serie D. Porto Sant'Elpidio Vasto Girardi 3-3, San Marino Cattolica Chieti 1-0, Matelica Campobasso 0-0, Monte Giorgio Fiuggi 2-0, Olimpia Agnonese San Giustese 3-0, Pineto San Nicolo Notaresco 2-1, Recanatese Giulianova 3-2, Tolentino Avezzano 2-1, Vastese Jesina 2-1. La classifica: San Nicolo Notaresco 51 punti, Matelica 46, Recanatese 44, Campobasso 43, Olimpia Agnonese 39 punti, Pineto 38, Vastese 36, Monte Giorgio 34, Tolentino 31, Fiuggi e Vasto Girardi 30 punti, Porto Sant'Elpidio 28, Giulianova e San Marino Cattolica 21, San Giustese 20, Avezzano 19, Chieti 17, Jesina 12 punti.
Il campobasso di Mirko Cudini esce imbattuto dall'ostico terreno di gioco del Matelica, numerosi tifosi rossoblù al seguito della squadra nelle Marche. Matelica e Campobasso impegnata ad inseguire la capolista Noctaresco per continuare a tenere aperto il discorso promozione. Partono meglio i padroni di casa che provano subito a mettere alle corde il Campobasso che in avvio subisce la vivacità dei biancorossi che si rendono pericolosi. Dopo 6 minuti Leonetti riceve da croce ai 20 metri e parte slalom cercando lo spazio per andare al tiro ma scivola al momento della battuta. Il Campobasso prova a pungere in contropiede, all'ottavo Alessandro riesce a mettere in rete ma l'arbitro annulla per un evidente fuorigioco dell'attaccante rosso-blu. È sempre il Matelica a farsi preferire e torna ad affacciarsi dalle parti di Racicchini al decimo. Croce su punizione dal lato corto di sinistra, c'entra bene ma Barbarossa non trova la coordinazione e di testa manda alto. I rosso-blu provano ad alzare il baricentro ma rischiano ancora al dodicesimo. Il Matelica riparte bene con Di Renzo che sprinta a sinistra e mette un ottimo pallone per Leonetti che però arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con la sfera che sfila sul fondo. Superato il quarto d'ora è il Campobasso a creare pericoli alla difesa biancorossa con il cross di Martino al sedicesimo che manda in area un ottimo pallone per Cogliati anticipato dalla coraggiosa uscita bassa di Urbietis. La gara è spigolosa e il Matelica esercita un certo predominio territoriale mentre il Campobasso rimane più guardingo e prova a chiudere tutti gli spazi e riesce a tenere lontani i padroni di casa dalla propria area ma al 25esimo un pallone di Bugaro verso il limite dell'area viene catturato allo scatto di Moretti stoppato dall'intervento in uscita di Racicchini che stende il 9 biancorosso. Per l'Oviso non ci sono gli estremi della chiara occasione da rete ed il portiere rosso-blu viene soltanto ammonito. Croce si incarica di battere la punizione provando ad aggirare la barriera rosso-blu ma alza troppo la mira. L'occasione migliore della prima frazione però è di Marca ospita al 28esimo. Cogliati aggancia i 25 metri, trova lo spazio per avanzare e entrare in area, carica il destro che supera Orbietis ma il suo tiro va a stamparsi sulla traversa, poi la difesa biancorossa allontana. Il Matelica capisce che occorre prudenza per evitare rischi mentre il Campobasso sembra prendere coraggio e si ripresenta in avanti al 36esimo. Cogliati si incune in area e cerca di resistere a Pupeschi, finisce a terra poi si rialza e prova a servire Alessandro, ma Orbieti si è attento e sventa con un'altra uscita bassa. La prima frazione scorre senza altre emozioni con le due squadre che sembrano attendere l'intervallo per trovare le soluzioni adatte a portare a casa il bottino pieno. Il secondo tempo si apre senza modificare uomini e atteggiamento delle due squadre che però ora appaiono maggiormente contratte e preoccupate più a evitare di scoprirsi. È ancora il Matelica che riesce a farsi vedere per primo all'ottavo. Sul corner da destra di Bugaro, Borgdo trova l'anticipo e corregge verso la porta, ma la palla finisce il corner sul lato opposto per la deviazione di un difensore rosso-blu. Il Campobasso risponde al 12esimo, Sanseverino trova libero la bontà sul vertice destro dell'area, il capitano appoggia per Zammarchi che prova il diagonale che esce d'un soffio. Le ultime emozioni si concentrano nei 10 minuti prima del 90esimo, all'81esimo palla in verticale per Moretti che invece di puntare la porta preferisce l'appoggio all'indietro, ma Brenci capisce tutto e chiude. Un minuto dopo croce su punizione trova libero, Leonetti a pochi passi da Racicchini ma la deviazione di testa del 10 biancorosso si alza abbondantemente sulla traversa. Il Matelica insiste ma per poco non viene beffata. 5 minuti al termine, Cogliati sfugge alla guardia dei difensori di casa e punta la porta. De Santis in ritardo è costretto a stenderlo a pochi metri all'area di rigore. Lovison non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso per il difensore biancorosso lasciando i padroni di casa in 10 e comanda una punizione da ottima posizione per i rossoblù. Ma Alessandro sciupa calciando altissimo. In inferiorità numerica il Matelica non rinuncia a cercare di trovare l'occasione buona, ma il Campobasso, pur con l'uomo in più, sembra accontentarsi di uscire indenne dal Giovanni Paolo II e dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio finale di Lovison chiude il match sullo 0-0 per un pareggio che se non soddisfa appieno le due squadre permette comunque a Matelica e Campobasso di avvicinarsi ancora alla vetta e tenere aperto il campionato. L'Agnonese infligge allo stadio Civitelle un pesante passivo alla malcapitata sangiustese. Centravanti Acosta, autore di una pregevole doppietta. Sangiustese con l'acqua alla gola arriva in Alto Molise privo di Buonaventura e Scognamiglio squalificati. Tutti a disposizione nell'Olimpia Agnonese in completo granata dinanzi al proprio pubblico. Nel 3-5-2 dei locali, opportunità offerta ad Alfa Ui in mediana, a dirigere le ostilità Deborah Bianchi della sezione toscana di Prato. Spingono subito sull'acceleratore i padroni di casa dal calcio piazzato di Nicolao, tagliato in area di porta.
rischiano i marchigiani, palo scheggiato di testa da Bardeggia e palla che torna in campo. L'Agnonese suona di nuovo la carica, azione manovrata da Pešić sulla tre quarti. Diachité trova il movimento di Minicucci, la sagoma di Chiodini si oppone al rasoterra angolato. Al minuto 37 ingenuità di Siciliano che in area frana addosso ad Alfaoui, spalle alla porta. Implacabile dagli 11 metri il rigorista dell'Olimpia, Allegra. Chiodini è superato e palla nel sacco. Angolo di Nicolao teso dalle parti di Chiodini, mischia furibonda in area piccola e gioco interrotto per alcuni minuti per reciproche scorrettezze. Ne fa le spese Minicucci che lascia i suoi in 10. Si chiude un primo tempo nervoso, troppo frenetico nelle fila dei molisani e mai fluido nella manovra. Sempre sul pezzo la squadra di Nicola Campedelli, chiusa a 5 in fase di non possesso palla e rapide nelle poche sortite offensive a servire negli spazi Bardeggia e Mingiano. Secondo tempo di sofferenza per i Granata, la San Giustese in superiorità numerica alza il baricentro, ma non fa i conti con l'arcobaleno di Viskovic. Acosta al volo fulmina nell'angolo più lontano Chiodini, rete d'antologia e partita in discesa dopo 6 giri di lancette. Passano meno di 3 minuti, Acosta concede il bis, errore in uscita di Basconi. Per gli ospiti ancora frastornati, il bomber argentino è un rapace e anticipa d'esterno anche le intenzioni del portiere Chiodini. Al Civitella è un tripudio, i marchigiani sono al tappeto. L'Agnonese trova corsa, traiettorie e fiducia, Nicolao si invola sul mancino, Conè arriva sul secondo palo ma l'impatto non è letale, la sfera termina incredibilmente in curva. Gli ospiti tardano a riordinare le idee alla mezz'ora, l'unico guizzo da parte dell'esterno romano, sterzata e palla a fil di palo. Allegretto per Vogliacco il quinto e ultimo cambio nei Granata della coppia Pizzi-Rullo. Al 37esimo Chiodini rischia di combinarla grossa sul retropassaggio del suo difensore Patrizi. Evita la quarta capitolazione prima che il cuoio oltrepassi la linea bianca. Guzzini per Patrizi, ultima le sostituzioni negli ospiti, protesi nella metà campo avversaria ma imprecisi nella finalizzazione. Successo ineccepibile per l'Olimpia che avrebbe anche potuto rimpinguare maggiormente il tabellino. Il portiere Mejri inoperoso per tutto l'incontro. La San Giustese cala picco, impelagata in piena zona play-out, colleziona la quarta sconfitta consecutiva. E pareggio pirotecnico per il Vasto Girardi che ha affrontato nelle Marche il Porto Sant'Elpidio. In rete per i molisani Ruggeri con una doppietta e il centrocampista Pesce, mentre per i locali i gol sono stati Di Maio su rigore, Cucù e Ruzier. Scendiamo di categoria, dopo 20 giornate di campionato di eccellenza il comprensorio Vairano continua a guidare la classifica in promozione, solo un punto separa invece la capolista Castel di Sangro dall'Aurora Ururi. Ventesima giornata d'eccellenza, Treppini Matese Baranello 5-1, Venafro Termoli 6-1, Boiano Sesto Campano 0-0, Comprensorio Verano Campobasso 1919 9-0, Isernia, Aurora Alto Casertano 2-2, Pietramonte Corvino Roccasicuro 1-2, Gambatesa Alife 9-0, Guglionesi Acli Campo di Pietra 1-3. La classifica: Comprensorio Vairano 50 punti, Venafro 48, Treppini Matese 46, Acli Campo di Pietra 44, Roccasicuro 38, Guglionesi 35, Sesto Campano 32 punti, Aurora Alto Casertano 31, Isernia 27, Gambatesa 23, Baranello 22, Pietramonte Corvino 21, Boiano 15, Termoli 14, Campobasso 1919 6 e Alife 0 punti. 22esima giornata di promozione. Don Cheiagnone Aurora Ururi 1-2, Termoli 2016 Cliternina 2-2,
San Pietro in Valle, Ripali Mosani 2-2, Biccari Maronea 0-1, Campomarino Carovilli 1-1, Castel di Sangro Fortore 5-2, Calena Volturnia 1-2, Torre Maggiore Spinete 2-1, Trivento Alla Fidelis 1-0. La classifica: Castel di Sangro 47 punti, Aurora Aururi 46, Trivento e Maronea 35 punti, Torre Maggiore e Ripali Mosani 34, Alla Fidelis e Don Cheiagnone 33, Volturnia 32, Spinete 31, Carovilli 30 punti, San Pietro in Valle 28, Cliternina e Campomarino 26, Termoli 2016 24, Calena 22, Fortore 21, Biccari 10 punti. Siamo in chiusura, parliamo di calcio. A 5, battuta d'arresto per il CUS Molise nella A2. Gli universitari devono cedere 5-3 al Manfredonia per i molisani. E adesso è importante andare a conquistare punti a Bisignano contro i Magic Crati per non rimanere nella parte bassa della classifica. In Serie B la Chaminade vince 7-4 a Torre Maggiore, protagonisti della partita per i molisani Cancio e Vaino, che mettono a segno una tripletta e una doppietta regalando ai campobassani il terzo posto. Buona prestazione anche per lo Sporting Venafro, che si impone 9-6 sul Bisceglie, rimanendo attaccati al treno playoff grazie al quinto posto in classifica. Con questa notizia di calcio a 5 è veramente tutto. Grazie per essere rimasti con noi. Arrivederci.